sabato 30 novembre arriva Natale in città. Alle ore 17 all'Aringario l'inaugurazione con l'accensione delle luminarie natalizie, la pista di pattinaggio e il Christmas Village nelle piazze Carducci e San Paolo. Beh, innanzitutto la partecipazione di così tante persone ci riempie di gioia, perché quello che presentiamo quest'anno, come negli anni scorsi, nei 2 anni scorsi, è un grandissimo e straordinario lavoro di squadra. E quindi, come si suol dire, format che vince non si cambia ma si incrementa, e quindi ogni anno cerchiamo di alzare sempre di più l'asticella. Ogni anno l'assessore Longo ha questo difficilissimo e complessissimo compito di alzare sempre più l'asticella, e ogni anno riusciamo ad alzare questa asticella, per cui è veramente qualcosa di molto molto bello, di qualcosa di molto molto importante, perché c'è dentro un po' di tutto in questo format, in questo Christmas Monster 2019, che appunto è partito nel 17, e questa accensione della città e questa atmosfera natalizia che abbiamo regalato alla città è piaciuta tantissimo a tutti, e quindi abbiamo deciso di incrementarla negli anni successivi, così come è stata incrementata nel 2019. Io credo che l'attrattività di una città passa anche da queste cose, da questi progetti, perché sono progetti che poi portano turismo, portano economia, pieni di eventi, di appuntamenti di qualsiasi genere e di qualsiasi natura. Quindi non vediamo l'ora di poter schiacciare quel pulsantone sabato pomeriggio alle ore 17, se non erro, in Piazza Roma. Poi ci sarà l'inaugurazione del Christmas Village, della pista di pattinaggio e tutto quello che succederà in centro, e poi ci trasferiremo alle 20:30 a schiacciare il secondo pulsantone nell'avancorte della Villa Reale, per illuminare il vialone e tutto quello che illumineremo in Villa Reale, nella fontana e non solo, per poi finire questa meravigliosa giornata con una rappresentazione teatrale nel salone d'onore della nostra reggia. Ci vediamo il 30 novembre alle ore 17. Grazie a voi, grazie.